Facile con Sergio. Ciao ragazzi e bentornati a una nuova puntata di Facile con Sergio, la trasmissione dedicata al modellismo al fai da te. Ovviamente siamo insieme alla nostra amica Giorgia. Ciao Sergio, ciao a tutti e bentrovati a una nuova puntata di Facile con Sergio. Allora Sergio, sentiamo. Io oggi mi sono già documentata su cosa faremo e so che c'è un ospite. Esatto. O sbaglio? Esatto, le tue informazioni sono corrette e infatti siamo già circondati da opere d'arte veramente interessanti. Oggi andremo di nuovo a interrogare un modellista perché ogni modellista ha dei segreti da raccontarci. Li andiamo a scoprire insieme? Subito, e quindi diamo il benvenuto a Facile con Sergio al nostro amico Paolo Torre. Grazie, buonasera, ciao Giorgia, ciao Sergio, grazie per avermi invitato. Grazie a te per aver portato questi gioielli. Grazie a voi, siete meravigliosi e state facendo un lavoro bellissimo. È veramente un piacere averti qui con noi e prima di andare a vedere i tuoi capolavori, che vedo già che sono opere stupende, vorrei farti qualche domanda, insomma, per farti conoscere anche un po' al nostro pubblico. Allora, innanzitutto vorrei chiederti subito a che età hai iniziato e come hai iniziato a fare, insomma, questo percorso, a intraprendere questo percorso. Allora, ho iniziato da piccolissimo, come penso ognuno di noi appassionati. E, diciamo così, le fonti di ispirazione sono state diverse. Uno, dalla realtà. In senso che il mio papà è di Busalla, era di Busalla. E come benissimo sappiamo, la linea dei Giovi è una linea interessantissima. Io passavo estati a Busalla, andavo in stazione con loro, mi portavano a vedere i treni. Parliamo di treni anni 70, quando erano i treni, no? E lì, per quanto riguarda l'ispirazione dal reale. Poi ho scoperto, attraverso i set di una nota marca dell'epoca, che venivano regalati ai bambini della nostra età, no? Io essendo del 72 come leva, bambini come me sono venuti su praticamente o col trenino o con la pista dell'automobile o con i Lego, e mi venivano regalati questi set per Natale, e io ho scoperto che quello che vedevo in grande potevo averlo in piccolo tra le mani, potevo gustarlo. E da lì sono partito, ho miscelato le due cose e sono partito, ho coltivato la passione per i treni. A differenza che magari tanti la perdono strada facendo. E io, come altrettanti, invece ho continuato a coltivarla e fortunatamente non l'ho persa. Quindi è appunto una passione che inizia da piccolo. Assolutamente sì. È una assolutamente bella cosa. Sì. Esatto. E come hai gestito poi nel tempo il rapporto con la famiglia, con insomma la vita di tutti i giorni? Allora, io per il momento sono single, no? Per il momento, perché poi dopo faccio le conserve. Dopo questa puntata. Dopo questa puntata scoppierà la popolarità, no, scherzo. Esatto. Allora, sono single per quel che riguarda il fatto che abito da solo. E abitando da solo, pur avendo la casa piccola, comunque l'appassionato riesce a gestirsi. Sì, sì. Io per esempio ho diorami sparsi per tutta casa, no? Cosa che magari con una moglie, con un'altra persona, con una famiglia a seguito è un po' più difficile, perché poi ognuno ha bisogno dei propri spazi. Sono sì pur belli, però magari, insomma, gli spazi vanno distribuiti anche per viverla una casa, no? Nella sua utilità, non solo nelle cose. Per cui il problema è relativo per quanto riguarda lo spazio e la distribuzione degli oggetti. Per i tempi, ahimè, col lavoro è un brutto discorso questo. Cioè, un brutto punto quello di da toccare, perché il tempo è pochissimo. Quando si è stanchi, o perlomeno si hanno altre cose da fare, per cui insomma, è un po' difficile, ecco, gestirlo. Però diciamo che il tempo lo si trova, insomma. Il tempo lo si trova, esatto. Quando si vuole qualcosa, che si ama, esatto, qualcosa, il tempo si trova sempre. Penso, si riesce sempre a avere, penso anch'io così. Si riesce sempre a ritagliare qualche istante. È vero, esatto. Concordo. Ma infatti Paolo è riuscito negli anni a imporsi nel nostro ambiente modellistico con dei veri e propri capolavori. Ma io mi domando, giusto, siamo della leva in cui non c'era internet e in cui bisognava informarsi dei materiali e delle tecniche con i metodi tradizionali, quindi riviste, libri. Tu da dove prendi questa ispirazione? Come sei riuscito a capire che potevi realizzare dei veri e propri capolavori
E quindi come hai fatto anche a importi sul tuo, chiamiamolo mercato modellistico, che soddisfazioni hai avuto? Quali sono stati i tuoi più grandi successi? Perché queste sono opere che, diciamo la verità, non è per fare complimenti gratuiti, grazie, ma non tutti riescono a realizzare dal nulla come fai tu. Quindi che cosa puoi raccontarci della tua vita modellistica, dei tuoi successi e di come hai fatto a costruirteli? Allora, io cominciando dall'inizio dirò che vinco facile perché sono un ligure. E la nostra terra, oltre a essere bella come territorio in sé, ha mille spunti ferroviari per un appassionato. Penso che sia, parlo con un pizzico di campanilismo, penso che sia la regione più bella d'Italia o una delle più belle d'Italia in questo senso. Per cui, allora, l'ispirazione è presto fatta, l'approccio alla passione per il treno è presto fatta. Girando la mia Liguria, guardando con gli occhi sempre accesi come una fotocamera, fotografando le cose con gli occhi e portandomele via nel cuore, nel cervello, elaborandole e trovando ispirazioni. Ecco, da lì saltano fuori poi i miei lavori, ecco. E so che hai avuto anche grandi soddisfazioni oltre i nostri confini, non solo liguri, non solo europei, sì. Ma raccontaci qualcosa di questa tua esperienza oltreoceano. Sì, allora, questa mia passione mi ha anche portato oltreoceano e oltretutto come lavoro. Ha anche coronato il sogno nel sogno, cioè di fare una cosa che mi piace non solo come passione ma anche come lavoro. Diciamo, ho toccato il cielo con un dito, no? Per un breve istante nella mia vita, no? E praticamente è andata a grandi linee che io facevo parte della squadra italiana che è stata soldata da un magnate israeliano per la costruzione di un grande plastico del mondo in miniatura. Per ciascun continente è stata reclutata una squadra e per l'Europa eravamo noi italiani, no? Squadra nella quale ho avuto l'onore, la fortuna prima e l'onore di finire in mezzo, no? Al che abbiamo, insomma, ha portato la bandiera italiana addirittura. Al che abbiamo costruito questo grande plastico in una ditta di Rimini, di San Mauro Pascoli. Poi l'abbiamo spedito attraverso contenitori, di conseguenza navi, in America e siamo stati là 2 mesi per rimontarlo e riassemblarlo. Insomma, è stata un'esperienza che mi ha, oltre a essere bella perché mi ha fatto fare quello che mi piace come lavoro, riconosciuto, è stata anche bella perché mi ha arricchito, cioè mi ha anche fatto lavorare, ho anche capito cosa significa farlo per esatto. Lavoro. Certo. Perché una passione è bella finché è tale, finché la fai come tale. Quando tu fai una roba così come lavoro, anche che tu non ne hai voglia, ti tocca farlo lo stesso. Sì. Io capite, questa roba la faccio con passione, però non ne ho voglia, chiudo il laboratorio, esco, vado a prendermi un po' d'aria o faccio qualche cos'altro. Per ispirarti, no? Per ispirarmi o anche proprio per starci distante che non ne ho voglia. Lì invece tocca proprio, tocca fare. Ed è il lavoro chiaramente ti dà una prospettiva diversa. Ed è il vedere queste cose con un altro occhio, sempre con la passione e diciamo così, è la fortuna di farlo come lavoro, magari a confronto di chi fa lavori duri o sgradevoli. Certo. Però è una cosa che comunque richiede, anche come lavoro, anche essendo appassionati del proprio lavoro, richiede tanto sacrificio, tanto impegno. Se anche un lavoro che si svolge all'interno della tua passione è pur sempre un lavoro e questo non va mai dimenticato. Assolutamente, siamo d'accordo. Verissimo, verissimo. E quindi le tue opere come stile, vediamo qui quelle che hai portato, solo alcune purtroppo perché tu hai fatto tantissimi lavori. Ahimè, la macchina è fatta di lamiera, non si dilata come la borsa. Non si riescono ancora. Però hai portato dei soggetti prettamente liguri. Esatto. Quindi esatto. È la tua sorte, il cavallo di battaglia. Allora, qui davanti parliamo della Basilica di Santa Maria Assunta, che gli amici liguri conosceranno. Liguri anche no, credo, perché... Quanti turisti l'avranno vista? È praticamente il punto, l'emblema di Camogli. È la grande basilica che è a mare e divide il porticciolo dall'altra parte del paese, dal resto del paese. E questa è una riproduzione in 1.87 e questa sarà parte integrante del mio... chissà quando, futuro plastico, non si sa. Ha iniziato alla grande, direi, per essere il primo pezzo. Allora, Sergio, ti dico la verità, ha iniziato alla grande, ma proprio per questo mi fa un paura all'inizio, perché solo questo mi è costata 15 mesi di lavoro.
Beh, però la soddisfazione finale è veramente notevole. Sì, e a volte dico, è il plastico, cioè quanto tempo costerà, in quanto tempo riuscirò a finirlo? E ci vorrà il tempo che sarà necessario che ci venga messo, non bisogna mai avere premura. Non ci corre dietro nessuno. I modellisti non devono mai avere premura di finire. Assolutamente, la premura è una cattiva consigliera. Certo. In tutto. E sapremo che il risultato alla fine sarà ripagato anche dopo lunghi tempi per le lavorazioni. Certo. Veramente stupendo, davvero. Complimenti. Grazie. Cioè, ogni dettaglio curato veramente in ogni minimo particolare. E, Sergio, cosa... la parola a te perché sicuramente sai... Infatti io a questo punto sono curioso di sapere come è realizzato questa struttura, perché ovviamente è un pezzo unico. Non esiste in commercio nessuna parte che possa comporre questo meraviglioso... Allora... Allora, io rispetto agli altri colleghi sono un caso un po' atipico, in senso che lavoro sempre senza progetto e mai, per il momento, poi sicuramente sarò contagiato anch'io da questa cosa, e mai supportato da tecnologia. Tipo all'antica. Anche tutto questo è stato fatto senza stampante 3D, senza droni dall'alto per fotografare, senza ricorrere a immagini dall'alto. Tutto esclusivamente con rilievi fotografici, no? Poi la vecchia buona rotella metrica col block notes, misurazioni empiriche, in senso che faccio un esempio, magari per regolarmi, per sapere quanto era grande una porta, aspettavo che di lì passasse una persona di statura media, stimando che le case che producono le case modellistiche che producono personaggi in 1,87, suppongo sempre che si regolino su altezze medie, giusto? Certo. E riuscivo a evincere quanto alta poteva essere quella porta o quell'elemento rispetto a quella persona magari sugli 1,70. Quindi tornavo a casa e io sapevo che quel figurino poteva essere un 1,70 più o meno come statura. E da lì mi regolavo, andavo su. Certo, fantastico. E sono arrivato a questo. E i materiali, il nostro amico Paolo ha portato in studio qualche materiale grezzo, anche per far capire ai modellisti che cosa era prima di diventare questo lavoro, questo il materiale con cui, questo capolavoro esattamente. Ecco, qui abbiamo tre esempi di materiali, il Forex, questa è forse proprio la base. Esatto, di tutti questi capolavori. Diciamo che il Forex nel nostro hobby, nel nostro campo, è stato la grande scoperta, perché prima si lavorava molto con legno, con i compensa, a tuttora vengono fatte cose con i legni e il cartoncino, però il Forex è proprio un materiale incredibilmente modellabile, cioè si taglia benissimo, è tenero ma resistente, è elastico, è un materiale fantastico, e per cui diciamo c'è stato, in realtà ormai è già qualche anno, molti anni che è stato scoperto. E qui vediamo la trasformazione invece di un polistirene, di un, esatto, è un materiale polistirene, simile. Sì, che si trova nei normalissimi brico. Ecco. Esatto. Quindi anche qua torniamo al nostro concetto di modellismo fatto con materiali poveri, materiali che troviamo nel negozio sotto casa, quindi nulla di scientifico o di introvabile. Esattamente. E con questi materiali guardate che cosa si può realizzare, insomma abbiamo una prospettiva di fantasia veramente infinita. Addirittura, perdonami Sergio se ti interrompo, parlando di materiali poveri, nella specie sono anche stati utilizzati materiali di recupero. Per esempio la cupola che è lì vicino a te è un collo di bottiglia. Ah, un collo di bottiglia di acqua, di quelle delle bottigliette di plastica. Certo. Sul quale sopra ho messo un contenitore per rullini di macchine fotografiche, dal quale ho tagliato le finestruole, e in cima una pallina di albero natalizio, di quelle piccoline. Ah, vedi? I materiali si trasformano in base a come li lavori. E ogni volta viene fuori appunto questa caratteristica assolutamente, fondamentale. Assolutamente. Ed è questo secondo me una delle parti più belle del nostro... Anche secondo me. È vero? Sì. Vedere proprio un materiale che diventa tutt'altro, il cercare di... Io per carità non disdegno neanche l'uso del commerciale. No, per carità. Però cercare di ricorrervi il meno possibile. Certo. Cioè di farne uso il meno possibile.
Anche perché anche dà più soddisfazione. Bravissima. Esatto. Stavamo per dire la stessa cosa. Esatto. Esattamente. La soddisfazione è anche quella. Ma facciamo vedere anche dalle altre angolazioni questa meravigliosa basilica. Assolutamente, dobbiamo la videocamera la deve... Ti posso aiutare? Far vedere. Ma al massimo cade, sai, paziente. Questa cioè... volta sei te che fai danni, te lo dico, io non c'entro. Di solito li faccio io ogni volta che... Non hai ancora fatto danni, no, dai. Però il rischio di solito me lo prendo io quando tiro su i modellini. Ma... Allora, quella che esponete adesso alla... Ecco, qui ora almeno vediamo tutte le angolazioni perché... Quella che esponete adesso è la parte che in realtà è stata un po' più ostica da realizzare, in senso che è la parte a mare, no? Mm. E caspita, arrivare a mare mi ci voleva la barca, io non c'ho la barca e per cui sono andato anche lì a sporgermi da terrazzini, da scogliere il più che potevo, no? Allungare la testa il più che potevo, o magari cercare anche qualche immagine in rete. Da lì ho dedotto tutto, devo dire che alla fine sono riuscito a chiudere il cerchio, diciamo, certo. Così a far combinare le cose nella maniera più migliore e più veritiera possibile, ecco, per la fine. E non solo la costruzione della struttura, ma vediamo anche l'invecchiamento degli intonaci, perché chiaramente il lato a mare è quello più costantemente investito da ondate, cavalloni, esatto. Eccetera. Esatto. E quindi, oltre che una ricerca tecnica e modellistica, c'è anche poi un lavoro di resa, di realismo eccellente. Quindi io non ho proprio nulla da poter eccepire davanti a un'opera d'arte di questo tipo, veramente. Grazie, Sara. Sì, ti toglie le parole, davvero, quest'opera. Perché va contemplata. È davvero così, cioè proprio ti viene in mente l'immagine di Camogli, che è veramente bello. Sì, però Paolo è bravo anche a fare il fantasioso, a ispirarsi a ambientazioni liguri, ma a creare diorami a sfondo ferroviario, e infatti ha portato qui in studio un diorama, diciamo, verticale, si può chiamare così. Assolutamente, esattamente, ed è anche dei meno verticali che ho fatto, ho anche usato di più come altezza, come rapporto altezza base, ho anche usato di peggio. Però, insomma, quello la dice lunga anche lì sulla nostra, sul sangue ligure che mi scorre nelle vene. Il ligure è abituato alle verticalità, a sviluppare paesi. Prendete le Cinque Terre, no? Paesi sviluppati in gole, proprio nel vero senso della parola, in canaloni. Il ligure è abituato ad andare su, al ligure non serve gli spazi comodi, il ligure ci sa fare, ragazzi. Siamo abituati. Abbiamo una marcia in più. Ci piace arrampicarci, andare, scoprire. E quanto ci hai messo per fare questo? Allora, quello sensibilmente meno, in quanto essendo un pezzo di pura fantasia, lì mi sono lasciato un po' più andare, no? E ho dovuto meno badare. Quando avevi l'ispirazione. Ho dovuto meno badare a proporzioni reali, a cose così, e lì mi sono un po' lasciato andare, ecco. E volevo sottolineare una cosa interessante che diceva Sergio prima, nell'approcciare a questo discorso, che io nasco proprio da quello. Cioè, in senso, le mie realizzazioni prima erano esclusivamente di fantasia, perché pensavo che il riprodurre qualcosa dal vero mi ingabbiasse. Cioè, ma in un certo senso ti costringe a ripetere. Però, la prima volta che lo avevo provato, realizzando vernazza per un amico, su commissione di un amico. Invece ho scoperto che la cosa ha il suo risvolto di molto divertente, perché è una sfida. Ovvero, io lavoro e devo cercare di essere più somigliante al vero che posso. Certo. Non è una gabbia. È una cosa bellissima. Da lì infatti è qualche anno che io lavoro quasi esclusivamente su riproduzioni di pezzi realmente esistenti, proprio per quel motivo, perché trovo la sfida divertentissima, e poi assomigliare più che, cioè arrivare a fare un qualcosa che è più somigliante possibile a quello che si ha davanti. La soddisfazione massima per te sarà quando l'osservatore vede un'opera e dice: ma quella è Camogli. Esatto, raggiunto. E devo dire che la cosa carinissima in questi casi è proprio il fatto di averne un pezzo in casa, no? Magari capita di andare sul posto, no? Di ammirarla dal vero, poi torni a casa ed è lì. Ed è lì. Piccolino. È pazzesca, senti come una realtà nelle tue mani, è una sensazione impagabile, è bella. Deve essere veramente una grande soddisfazione. Sì, assolutamente. E questo è quello a cui tutti i modellisti possono ambire.
dopo un sì. periodo di tentativi e di prove, immagino. Si può arrivare a fare questo, partendo da facile con Sergio, possiamo arrivare anche a questi risultati con l'esperienza. Con tanta esperienza comunque, per arrivare a un capolavoro del genere direi tanta esperienza. E Paolo, cosa consiglieresti a chi vuole iniziare questo percorso? Allora, chi vuole iniziare innanzitutto di farlo con la massima rilassatezza possibile, perché è un diverso, cioè dico una cosa scontata e masticata, però credetemi, la dico perché è questa, alla fine un divertimento. È vero. E tutto quello, cioè io dicendo che è un divertimento, non è che consiglio a chi comincia di dire vabbè divertiti come va, se tu hai delle aspirazioni, comunque è anche vero che devi impegnarti per... Se vuoi riuscire ad avere qualcosa di più ti devi impegnare, perché se rimani soltanto sul divertimento va bene, ma non riesci mai a, fare passi avanti. Per cui impegnati, ma sempre con massima rilassatezza, sempre senza magari strafare o pretendere troppo. Sì, senza stress, perché sennò non ha senso. Contando che tutto quello che viene è un più, tu ti diverti. Se tu riesci a creare quella, a mettere insieme quella cosina micro, senza sbavare con la colla, senza... è un più. Sì, magari all'inizio ovviamente è un po' più difficile, assolutamente, perché assolutamente. Ci sono più difficoltà appunto. E a suon di dire, un più, è un più, un giorno ti girerai indietro e scoprirai di aver fatto i tuoi progressi. Vero, però tutto con la massima rilassatezza. Io raccomando questo. Sì, sì, quello è importante. Diciamo con la... Volevo usare un termine un po' duro, ma non lo uso, con la minore incacchiatura possibile. Beh, noi modellisti dobbiamo sempre avere tanta pazienza, ma non diciamo mai che è infinita, quindi non è infinita. Non sicuramente è infinita, ma... pazienza, abbiamo capito che ce ne vuole tantissima. Immagino poi per fare questo tantissima. Sì, sì, sì. Però non è infinita, esatto. Siete persone umane e quindi prima o poi finisce. Anche se io alle volte mi pare che lui non sia tanto umano, perché le cose in una maniera tale che dico è un marziano, l'arte della probabilmente è un marziano. Sì, anche io quando ho visto questo ho detto non è umano, in effetti. Intanto diamo un'occhiata a questo. Ah, è vero. Ci stavamo dimenticando. Qui, cioè... Tornando a una delle puntate di Facile con Sergio, parliamo anche dell'invecchiamento, no? Abbiamo anche accennato prima i muri, gli intonaci della basilica. Quindi tu sei della partita in cui un treno, un veicolo, una casa, un qualunque oggetto sul plastico deve comunque arrivare allo stato in cui lo si vede nella realtà. Esatto. Quindi con l'invecchiamento, con la sporcatura e quant'altro. Anche questa tecnica l'hai imparata ovviamente con tanta esperienza, immagino, certo. Osservando la realtà. Osservando la realtà, sì, certo, assolutamente. Poi anche lì ci sono diversi passaggi, proprio a livello, diverse tecniche, ecco, pittoriche. Partiamo dall'aerografo per passare attraverso i lavaggi ad olio o ad acrilico, per passare all'uso di pennello asciutto, di polvere, insomma c'è una miriade di su un vagoncino, su un carro ci sono una miriade di operazioni da fare per raggiungere il massimo, ecco, il massimo realismo, per far sì che un pezzo non sia purtroppo i pezzi, i treni sono anche belli perché ci sono modelli di pregio, però hanno un'aria troppo lucida, secondo me, per essere messi su un plastico. Il modello nuovo va bene in una bella bacheca per un collezionista, per una persona che proprio vuole il nuovo e lasciarlo intonso com'è. Se tu hai voglia di farlo circolare su un plastico, io non posso far circolare un treno completamente lucido vicino a una cosa invecchiata, patinata, scrosta, non avrebbe senso. Non è realistico. Non è realistico. Assolutamente. Per cui c'è questa ricerca di... Ora, per carità, dipende anche qua con che occhio si vede la cosa, perché per tanti è rovinare un modello. Io mi sono già trovato di fronte a persone che magari sono refrattari a quel tipo di pratica, perché proprio per loro è un denaturare. Per me è un dar valore, un dare un valore in più, un valore aggiunto, cioè rendere proprio veritiero un locomotore, un carro, una carrozza, è tutta un'altra storia. Metti la firma su tutto. Anche qui dipende un po' con che occhio si vede e cosa si vuole fare e dove si vuole, ecco, andare a parare come appassionato. Certo.
Direi che noi possiamo solo che ispirarci, no? Ma assolutamente, assolutamente. E hai qualche progetto futuro, Il progetto futuro, ecco, avevo toccato questo discorso all'inizio, sarebbe il plastico. Plastico, ahimè, i tempi, lo spazio. Allora, diciamo così, il problema spazio è già stato, al problema spazio si è già ovviato con una soluzione molto, secondo me, molto masochista, nel senso che io questo lavoro è un lavoro che non vedrò mai montato in casa. Lo vedrò montato solo in occasione di mostre e di alcune mostre. Per cui lo vedrò montato pochissimo. In casa sarà stoccato a diorami, come vedete questa, oppure magari in casse di legno qua e là messe su ripianica, e sarà montato magari quella volta all'anno, esageriamo. Per cui è proprio una soluzione, mannaggia, che è... Vabbè. Però avendo poco spazio si fa così e va bene. Il tempo è un'altra brutta cosa, perché è un altro problema grosso, perché... Però, visto che non c'è premura e visto che i risultati sono eccellenti, ci vorrà tempo, ma alla fine avrai grandi soddisfazioni. Assolutamente, sì, assolutamente. E poi le cose più belle sono quelle fatte proprio, che richiedono tanto tempo. Fatte sì, con calma. Con calma, esatto. Poi le cose fatte di fretta alla fine non... Esattamente. Il modellismo non è... La fretta non va bene per niente. Non va bene per niente, esatto. Però in particolare proprio per i modellisti. Esatto. Io non sono modellista. Esatto. Vabbè, ma comunque lo stai diventando, penso, no? Non appassionata. Piano piano. Non ho ancora progettato niente, fatto niente. Okay. Però magari in un futuro, come dico sempre, può essere. Beh, un oggetto come questo che ha portato Paolo oggi in studio non è più solamente un plastico o un diorama, come abbiamo visto qui a Facile con Sergio, ma diventa anche un oggetto di arredamento, diventa un qualcosa di veramente godibile in casa, anche con moglie e figli. Quindi è un oggetto che secondo me va oltre il concetto di plastico. Sì, questo assolutamente è un vero e proprio oggetto d'arredamento. E questo in una qualunque casa. Sì. E questo è un altro bel tasto, che mi toccate tanti bei tasti uno dietro l'altro. Vedi? Perché questo è un altro mio motore. In senso che io nella realizzazione di diorami mi sono... ho sempre badato alla parte estetica ed arredo, no? Il problema dei più tanti appassionati, secondo me, se possiamo chiamarlo problema, poi è una cosa che si fa per tradizione, non è un problema. Però i più tanti degli appassionati fanno il loro canonico plastico per essere fine a se stesso, per essere tale, no? Cosa succede? Che questo plastico non vuole essere visto in casa magari dalla moglie o dalla convivenza, perché è proprio il plastico per divertirsi col trenino, no? Sì. Se invece noi al plastico diamo una sembianza d'arredo. Io per esempio, un po' di anni fa, costruì il plastico nel quadro, ispirato neanche a dirlo a un ipotetico pezzo di tratto di riviera del Ponente Ligure. E proprio ricordo che alla prima mostra a cui lo portai, a Trino Vercellese, c'era una bella mostra oltretutto, con molto materiale, molti bravi modellisti. Ricordo che riscosse tantissimo successo nel pubblico femminile. Addirittura una moglie prese il marito per il braccio e le disse: lo compriamo, lo mettiamo là. Quindi abbiamo trovato i plastici per le quote rosa. Accontentiamo questa parte della famiglia. Secondo me comunque sono sempre oggetti che vanno combinati, cioè ai quali deve essere data una valenza d'arredo, devono avere un potenziale valore d'arredo. Certo. Per non finire relegati in cantina o nella polvere. No, o semplicemente a giocarci, senza nulla togliere, che ci vuol giocare, per poi è certo, un piacere per comunque. Carità, però. Però averlo in casa come oggetto d'arredo e poterci giocare è un valore aggiunto. Certo, è una cosa di più, è un passo avanti, secondo me, no? E magari otteniamo qualche permesso in più dalle mogli, che lo vedono più come un arredo che esatto, un gioco. Più invogliate. Paolo, grazie mille, veramente ci ha fatto un sacco piacere averti qui oggi, complimenti per tutto. Grazie a voi per avermi invitato e questa ci hai lasciato senza parole, posso davvero dirlo? Davvero, puoi dirlo. Grazie. Grazie a voi per avermi invitato e per aver fatto questa trasmissione che secondo me è un passo avanti. Grazie. È un notevole passo avanti. Noi diciamo cerchiamo di fare scoprire al mondo
che cos'è il modellismo, il fai da te applicato non solo ai treni, ma abbiamo visto anche a 360 gradi nel mondo del modellismo. Assolutamente, assolutamente. Quindi grazie di essere stato con noi, di averci meravigliato. Sì, assolutamente, magari ci saranno altre occasioni, no? Per Perché vederci. No? Magari con qualcos'altro, con qualche altro pezzo. Ci porterai qualcos'altro. Esatto. Grazie Paolo, grazie ancora. A voi, grazie ragazzi, grazie. E noi Sergio cosa facciamo? Beh, come consuetudine diamo appuntamento alla prossima puntata di Facile con Sergio. La trasmissione dedicata al modellismo e al fai da te. Ciao ragazzi. Ciao. Facile con Sergio.